Incontriamo Mina Welby, che ovviamente qui è un po' l'ispiratrice di questa battaglia che dura da parecchi anni, perlomeno dal 2006, l'anno della morte di Piero. Di Piero Pier Giorgio Welby. Mina, da allora nell'opinione pubblica secondo te cosa è cambiato? Nelle istituzioni pare veramente poco. Ma è cambiato adesso dalle grida e dalle accuse, da confronti veramente impossibili di diversi tipi di persone, di malattia, di stato vegetativo, confrontato con altre minorazioni delle persone con invalidità, che poi non c'entra nulla con stato vegetativo. Oggi c'è un grande silenzio, veramente un silenzio assordante, e questo mi piace molto di meno, perché in questa maniera anche i cittadini non sono incentivati a dibattere. Invece, avendo fatto noi la proposta di legge l'anno scorso, fatto fare le raccolte firme, dove abbiamo raccolto oltre 67.000 di firme, oggi siamo oltre 80.000 su internet, quindi non sono tantissime firme, assolutamente no, però io credo che molte persone sono state allertate. In molti posti mi hanno detto: ma io non sapevo che avete raccolto le firme, avrei voluto firmare anch'io. Vai su internet e firma lì, perché non avevamo tantissimi tavoli, non avevamo tutte quelle persone che potevano farlo. Nelle grandi città si è raccolto molto, per esempio Torino, Trieste, Roma e in altre città, anche in paesi più piccoli. Noi l'abbiamo poi depositata il 13 settembre in Camera dei Deputati e da allora nulla. Anche il Presidente della Repubblica ha ammonito ben due volte che i diritti civili hanno, il Parlamento deve pensare a fare una legge perché i diritti civili vengano tutelati, come c'è già nella Costituzione, ma tante volte ai cittadini viene rinfacciato: ma non c'è una legge. Io credo che la legge di base che abbiamo, più legge di quella non ci possa essere. Certo, poi se ci sono delle leggi che incentivano e regolamentano, per esempio anche l'eutanasia legale, regolamentino i trattamenti sanitari se uno li vuole o non li vuole, perché adesso per esempio ti viene poi viene rinfacciato al medico che ha fatto un'azione per far morire il paziente, anche se non c'era questa intenzione, ma non c'era più altro modo per dare pace e tranquillità al paziente, perché non ce la faceva più in una sofferenza di portare avanti delle cure, delle terapie invasive che non danno tante volte dignità, ancora vita e serenità anche di vita, anzi procurano soltanto sofferenza e allungano la sofferenza, e questo quindi deve avere il cittadino la possibilità di decidere per se stesso. Chi lo vuole, chi non lo vuole non ha bisogno della legge, fa così come si è fatto sempre. Chi vuole fare un testamento biologico lo faccia, perché in questa maniera poi si può con una legge ottenere che il medico deve osservarlo. Ecco, parliamo di questa cosa del testamento biologico. Oggi cosa si può fare per avere la speranza di vedere applicate le proprie ultime volontà? Sì, anche questo. Tante volte un medico non lo vuole fare perché dice: ma io potrei fare per questo paziente ancora questo e quest'altro, vorrei fare queste prove. Invece io credo che anche in questi casi, siccome il paziente ha lasciato scritto che determinate cure non le vuole, allora il fiduciario potrebbe assolutamente fare un ricorso a un giudice, alla magistratura, per ottenere
che il testamento biologico venga eseguito dal medico, perché ha lasciato scritto questo, secondo la Costituzione. È la stessa cosa che aveva chiesto Pier Giorgio Welby. Lui l'ha fatto per se stesso cosciente, ma se anche uno non è cosciente lo può fare il suo fiduciario e può essere poi, tramite il giudice, può essere affermato che è giusto eseguire quello che vuole il malato. E io credo che potrebbero essere dei precedenti per ottenere una base per una buona legge. Perfetto Mina, abbiamo aperto con Pier Giorgio, chiudiamo con questo ricordo appunto di questo militante radicale che ha fatto della sofferenza una battaglia politica. Grazie ancora Mina e arrivederci al congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Sì, grazie. E venite al congresso. Grazie Mina. Dal 19 al 21.